Bella a tutti, ragazzi, e ben trovati nel canale YouTube del tutorial. In questo video andremo a vedere come riparare questo caricatore per auto che si usa sull'auto in pratica per ricaricare il telefono, no? Telefono, tutte le apparecchiature che usano la porta USB, micro USB, e in pratica è un convertitore 12 volt, perché può sparare 12 volt se la batteria scoppia, 12 volt, 5 volt. Secondo me, e qua dentro qua c'è il convertitore, il regolatore di tensione, che in teoria io penso che di sicuro è un 7805, che è un regolatore di tensione molto famosissimo, molto utilizzato, perché infatti c'è scritto che ci dà 100 mAh, che vorrebbe dire 1 A. Il 7805 ci dà massimo 1 A, però a noi che ce ne frega adesso di sapere questo? Noi ce ne frega che, vedete, si è rotto lo spinotto, no? E voi magari l'avete rotto e non sapete come fare a sostituirlo. Quindi andiamo a vedere subito come si fa. Allora, forse la cosa più semplice sarebbe smontare qua tutto e cambiare più cavo. Qua andate ad aprire questo involucro qua, si smonta questo, e poi dopo, se non ci sono altre viti, dovrebbe staccarsi proprio così a passione. E qua andate a dissaldare i cavi e li risaldate un cavo come questo a posto. Se no, perché io in questo caso non ho un altro cavo così, cioè ne ho degli altri USB, micro USB, però non hanno la così a fatto a molla, che è molto utile, ve lo assicuro, perché ingomma poco spazio, ma allo stesso tempo il filo è molto lungo, potete poi andare dove volete e quindi diventa più scomodo. Se non è così, allora io che faccio? Voglio proprio riparare lo spinotto. Bene, allora vediamo un po' come si fa. Io ci sarebbero varie maniere, tipo prendere tipo un cavetto con lo spinotto così e cambiare e sostituirlo. Si possono fare varie maniere. Io adesso voglio provare, in questo caso, a togliere la plastica qua, perché vedete che un pezzo di filo è rimasto. Io qua vado col tagliaino, tagliamo qua, tutto qua si taglia, si tira via la plastica e si prelevano i fili e si ricollegano più o meno. Quindi iniziamo. Allora io andrei a tagliare così col taglierino, po' dura la plastica. E voilà, adesso l'abbiamo aperto. Zoom un po' per farvelo vedere vicino alla fotocamera, per farvelo vedere meglio, ecco così. E questo qua un po' è il risultato, no? E vedete che i cavi sono già esposti, perché in alcuni casi, quando per esempio smontate dei cavi, che per adesso in questo caso si preleva solo più o meno, che è in pratica la tensione, se invece si usa per i cavi per trasmettere dati, per esempio, anche in questo caso è un po' più, perché non c'è proprio due punti, non è proprio così. Quindi qua è molto semplice, con un saldatore a stagno. Adesso andremo a dissaldare questi due pezzi, ricordandoci più o meno, e ricollegando qua. Quindi iniziamo subito. Adesso attacco il mio saldatore a stagno, molto costoso, veramente uno saldatore a stagno di quelli che veramente costano tantissimo, e possiamo iniziare a saldare. Io ho già spellato i cavi, ma non ho visto spiegare come si spellano i cavi. Se non riscontrate difficoltà, perché questi cavi sono molto fini, con un accendino riscaldate un po' la guaina e viene via facilmente, veramente facile. Poi, se avete una terza mano così, lo attaccate con la molletta, così è più facile. E adesso con il saldatore, in questo caso io, non guardate che saldatore sto facendo, ma perché io ho uno stagno, questo qua, che ho comprato e che non ho l'altro, e questo mi è rimasto più questo, e questo stagno qua va da cane. Va veramente da cane, perché uno stagno che non è quello 60-40, quindi 60 stagno, 40 piombo, ma è quell'altro stagno che viene usato per uno stagno che fa veramente schifo. Infatti vedete che mi ha rovinato fino alla punta, e devo saldare
non riesco troppo, manco più soldi, quindi non so come riuscirò a saldare sto cavo, e quindi non state a vedere me. Ok, ragazzi, adesso finito. Diciamo che le saldature sono venute malissimo, però vedete come vi faccio vedere come sono venute così. Ma lì è proprio colpa che avevo uno sta che lo stadio non andava bene, la punta era rovinata. Ma se avete un buon saldatore, questo lavoro lo fate in un attimo e senza tutti questi problemi. Dopodiché io ci metterei, vabbè, se avete della guaina termostringente, mettete la guaina termostringente, che è meglio, ma attenzione, mettetela prima. Io adesso non avevo più la guaina termostringente, quindi useremo del nastro isolante per sistemare tutto. Il risultato estetico è peggiore, però purtroppo non ce l'avevo, ma basta che se voi lo fate, vi comprate un po' di guaina termostringente, che c'è anche il link in descrizione, metto anche il link nella descrizione del video, così potete acquistarla direttamente se siete più comodi. Aspettate, adesso faccio un lavoro ben fatto. Adesso andiamo a provarlo, adesso tipo l'attacco al telefono con cui sto registrando. Adesso proviamo con una prova per provarlo. Quindi qua gli diamo una tensione di 12 volte su un alimentatore. Una tensione, aspettate. Quindi adesso attacchiamo la porta USB del tablet. Così, voilà. Sto attaccando al contrario, così. Poi attacchiamo qua. Questo qua il positivo e questo qua il negativo, quindi più qua, speriamo un po' qua, così, e qua il più, qua il più. La lucina si accende, proviamo a vedere, sì, guardate, si sta caricando, vediamo, 40%, e non è un imbroglio perché veramente, vedete, sta, c'è il LED acceso. Quindi funziona se io tocco il monitor, lo tengo a cosa, dovrebbe arrivare più tensione, non li hai aprirti infatti. Quindi ragazzi, abbiamo visto come fare la semplice riparazione di un accendisigari, voi fatela un po' meglio di come l'ho fatta io. Io avevo un saldatore che non andava più bene, lo cambierò, adesso devo cambiarlo, lo so, prendere una stanzione saldante un po' meglio, no, un po', molto meglio rispetto a quel saldatore a stilo che, insomma, prima funzionava, adesso neanche più quello, perché ho usato questo stagnaccio e mi ha rovinato in pratica la punta. E quindi niente, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Un video fatto anche per chi non è proprio perché, magari io lo sapevo, cioè è facilissimo, però magari c'è chi non lo sa fare. Quindi importanti anche questi video. Iscrivetevi al canale se il video vi è stato utile, mettete un like anche se il video vi è piaciuto. E quindi commentate se avete dei problemi che magari non vi funzionano, problemi di vario tipo con questo cavo. Scrivetemi nei commenti. Questo qua vale anche per altre riparazioni, sempre con questo tipo di cavo, per esempio con altri tipi di cavi dello stesso tipo. E quindi ragazzi, un saluto, bella ragazzi.